Come una mamma. Oh, Rachele, perché piangi? Che è successo? Dimmi un po'. Ci penso io, forse vuole giocare. Ecco qua. Eh no, forse vuole mangiare. No, mi sa che non vuole neanche mangiare. Non ha neanche la febbre, è fresca in fronte. Chiama il dottore. Dottoressa, può venire per favore? Oh, la mia povera Rachele. Ah, la dottoressa è arrivata, vado a vedere. Rachele, non ti preoccupare, sta arrivando la dottoressa. Buongiorno, chi ha chiamato? Ho chiamato io, perché Rachele sta molto male. Va bene, allora controlliamo come sta questa bella bambina. Rachele, non devi avere paura, la dottoressa ti aiuterà a stare bene. Brava Rachele, fai da brava, adesso ti ascoltiamo. Sentiamo il tuo cuoricino. Come sta Rachele? Tutto nella norma, il cuoricino di Rachele batte tanto forte. Ok Rachele, adesso respira bene. Adesso sentiamo qui i tuoi polmoni nella schiena. Respira. Tutto benissimo, i polmoni di Rachele sono perfetti. Lei respira tanto bene, brava Rachele. Perfetto, tutto nella norma. Controlliamo la gola ora. Prendiamo una palettina, super colorata per Rachele, un bel colore arancione. Tutto bene, la gola di Rachele non è arrossata. E allora, che cosa è successo? Proviamo la temperatura, ancora non abbiamo scoperto niente. Controlliamola con un termometro. Eh sì, è un pochino alta. Allora, io prescrivo per Rachele un po' di vitamine. Ecco qua, Rachele. Rachele, così non si fa. Queste vitamine sono importanti per la tua salute. Le devi prendere. Va bene. Ti ridiamo le vitamine. Forza, Rachele, devi prenderle perché ti fanno bene. Ha ragione, amichetta. Rachele, per sapere davvero che cos'hai, mi serve che tu faccia un po' di pipì su questo vasino. Oh, dottoressa, e poi cosa succede? Brava Rachele. Chiudiamo qui. E ti mettiamo qui, brava, seduta. Facciamo subito un vetrino. Guardiamo. Ho capito che cosa era Rachele. C'è un'infezione. Pericoloso. Mettiamo a posto il microscopio, non ci serve più. Abbiamo capito il problema di Rachele. E ora con questo possiamo risolvere il problema.
Apri la bocca grande grande, Rachele. Brava Rachele. Amichetta, dovresti prendere lo stesso antibiotico anche tu, perché è un'infezione e potresti averla presa anche tu. Certo, volentieri, io non ho paura. Ecco qua, amichetta. È gustoso! Non pensavo. Perfetto, sono contenta. Abbiamo risolto. Mettiamo tutto questo a posto. E ora vi scrivo cosa dovete prendere, che cosa vi serve dalla farmacia. Questo lo fate vedere al farmacista. Io non capisco niente, ma sicuramente il farmacista saprà cosa darmi. Queste vitamine bisogna prenderle 2 volte al giorno. E con questo io ho finito. Quindi prendete le vitamine, andate in farmacia e noi ci sentiamo presto. Arrivederci! Oh! Rachele, come stai adesso? Stai meglio? La dottoressa ci ha prescritto queste cose. Guarda qua. Grazie Rachele. Oh, non capisco tanto, ma sicuramente la farmacista saprà tutto. Vado subito in farmacia. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!